Siamo proprio sull'arenile della Chiaia, uno degli arenili più belli del comune di Forio e che soprattutto rappresentano una delle passeggiate. Bottiglie di vetro e di plastica, lattine di metallo, oggetti di legno, carta, cartone, tetrapack, polistirolo, cassette di frutta, buste di plastica, scarpe, zoccoli, ombrelli, alghe, deiezioni di cani e tanto altro ancora. Non si tratta di una mini discarica abusiva a cielo aperto e non siamo in uno dei quartieri degradati e malfamati della periferia di una delle tante città italiane. Siamo su uno degli arenili più belli e panoramici dell'isola d'Ischia, sulla spiaggia della Chiaia, spiaggia che costeggia il suggestivo lungomare del centro storico di Forio e da cui si gode di una delle vedute più belle al mondo, con sullo sfondo la baia di San Francesco, il porto di Forio, il soccorso, il torrione e la cupola della chiesa di San Gaetano. Siamo proprio sull'arenile della Chiaia, uno degli arenili più belli del comune di Forio e che soprattutto rappresentano una delle passeggiate panoramiche più suggestive che si trovano all'ingresso del paese. E sulla mia sinistra vedete una interminabile scia di rifiuti che vergognosamente giacciono sulla spiaggia. E quello che vedete sulla mia destra è uno dei tanti vergognosi, assurdi, incredibili cumuli di rifiuti presenti su questo arenile. C'è di tutto, vedete, lenzuola, bottiglie di plastica, lattine di metallo e dulcis in fondo, persino una scarpa. Quella presente sulla spiaggia della Chiaia è davvero una situazione di vergognoso e squallido abbandono sociale, causata dall'insensibilità e dall'incapacità dell'amministrazione comunale di centrosinistra guidata dal sindaco Franco Regine, che non è in grado neppure di mantenere pulito l'ingresso del paese. E pensare che siamo a pochi giorni dall'apertura ufficiale della stagione turistica e che a Forio alloggiano già centinaia e centinaia di turisti, i quali passeggiando su quel lungomare sono costretti, così come testimoniano le immagini che scorrono in sovraimpressione, a dover osservare la scia di rifiuti presenti sull'arenile e che contrasta tremendamente con lo splendido paesaggio circostante. Ma non è tutto. Con le prime giornate soleggiate di inizio marzo, la spiaggia della Chiaia si sta popolando di giovani e di bambini che approfittano per giocare e correre all'aria aperta. Peccato però che debbano divertirsi e svagarsi tra i rifiuti. E non ci resta che chiedere con forza all'amministrazione comunale di Franco Regine l'immediata pulizia di tutto l'arenile della Chiaia, con la promessa che tra qualche giorno ritorneremo con le nostre telecamere su questa spiaggia per verificare se è stata finalmente sgombrata dai rifiuti o meno.